them driving all what them can conquer. Give thanks and praises to Lord Shiva. È una disciplina sportiva nata circa 15 anni fa e adesso si sta evolvendo sempre di più come federazione Group Cycling in collaborazione con Tecnogym, una partnership che è nata tanti anni fa e adesso ovviamente sta andando sempre avanti. È un programma mirato a far allenare vari tipi di, diciamo, di metodologie di allenamento con ovviamente varie fasce di età e soprattutto di allenamenti anche, diciamo, fisici. Si fa sempre in un allenamento aerobico, cercando di non sollecitare e non stressare tanto le persone e controllando sempre ovviamente sia il battito che la potenza, ovviamente però cercando di mirare a potenziare sia le prestazioni fisiche aerobiche e soprattutto quelle muscolari. C'è un momento di preparazione all'attività che dura circa 15 minuti, dove c'è una fase di riscaldamento, si chiama tecnicamente proprio fase di riscaldamento. Dopodiché c'è il corpo della lezione e la parte finale. Il tutto dura 50 minuti, 52 minuti. In quest'arco di tempo c'è un consumo calorico che oscilla dai 400 alle 500 calorie e quindi è un ottimo allenamento cardiovascolare. Questo tipo di disciplina prevede un allenamento mirato soprattutto ai ciclisti, perché effettivamente è una disciplina che riporta all'interno della palestra tutte le tecniche del ciclismo. Durante l'inverno, non avendo la possibilità di andare su strada, i ciclisti hanno bisogno di allenarsi, quindi quale miglior metodo è entrare in palestra e utilizzare tutte le tecniche del ciclismo con un cardiofrequenzimetro che diciamo controlla la loro frequenza e i loro battiti. E io ho un corso specifico per loro il martedì e il giovedì di un'ora e mezza, di modo che loro in quest'ora e mezza riescono a sviluppare il loro programma di allenamento e dopo 50 minuti chi partecipa a questo corso può tranquillamente fare defaticamento e andare via. Quindi non è un corso solo e prettamente per i ciclisti, possono partecipare anche i neofiti, però nel momento in cui arriva il 50 minuti metto in condizione loro di andare via e di continuare l'allenamento con i ciclisti.